Eccoci nuovo ragazzi sul canale d'Animaggio, siamo qui con il decimo gameplay, la decima parte di God of War Ragnarok, la nostra serie sul canale d'Animaggio, e siamo appunto alla parte 10 con Kratos che insieme ad Atreus e il dio della guerra e insieme anche al dio della guerra Norreno, ovvero Tyr, si sono recati qua e il gioco sostanzialmente mi sta facendo Proseguiamo ripartire dall'altra proprio parte. da dove abbiamo finito il nono gameplay, quindi Wow, Tyr salta bene. stesso punto di cioè ripartiamo proprio dallo stesso punto in cui abbiamo smesso. Allora, da qua credo che dobbiamo raggiungere Tyr dall'altra parte, però non lo so, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare qui. Il joypad che impazzisce da solo. Allora, di qua si torna credo indietro, ma non penso che noi dobbiamo tornare indietro, dobbiamo andare avanti. Ah, si può scendere di qua. Forse devo scendere qui? No, qua non ero ancora venuto, però c'era questo da prendere. Siamo nella terra degli elfi a Elfheim, mi sembra si chiami. Adesso non voglio dire una cazzata. Non mi ricordo il nome. Allora, noi avevamo fatto. Possiamo scendere da qua, credo. Ok, poi qua. Ok. E Questo mistico non ci qua. vede. C'è della pietra crepuscolare. Rifletti i colpi dell'ascia della La pietra che pietra usava per crepuscolare barcare. fuggirà con loro. Ah, vediamo. Madonna. Molto bene. Possiamo proseguire di lì? Adesso dobbiamo proseguire di qui. Padre, di qua! Andiamo a salire semplicemente. Ok. Arrivano! Fate ciò che dovete. Attento alla palla di luce! Ah, qua possiamo usare. A sinistra in arrivo! Figo! Vai, 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 vai! Ok. Elfo chiaro mistico. I fiumistici preferiscono tenere le distanze, non a livello di emozioni. Sono sicuro che siano abbastanza disponibili a comunicare i loro pensieri, i loro sentimenti e i loro compagni d'arme. Ma a livello di tattica sono estremamente bravi a evocare attacchi a distanza difficili da schivare. Se ti avvicini riuscirai ad avere un vantaggio contro la loro debole difesa frontale. Se non riesci ad avvicinarti, prova a farli cadere con un bel lancio d'ascia. Dobbiamo usare questo. Non rischio di morire veramente proprio. Ok. Oh, dove sta? Sparito? Madonna, ancora. Speciale. Ok. Così si fa. Ok. Chissà Quale come siano energia questi punti di luce. speciale. Guardate questa statua, questi cristalli. Li ho visti anche addosso agli elfi. Che facciamo? La spingiamo giù. Kratos è impazzito. Ah, c'è un ponte di luce. Ci si è Ah, spianata la questi via. cristalli creano ancora i ponti di luce e ora gli elfi chiari li indossano. Intelligente. Ci siamo quasi. Permetti? Ah, deve fare in modo di far crollare un'altra. Inizio a credere che gli piaccia vandalizzare cose. Tra un po' lo vedremo rompere anche i vasi. Continuiamo? Beh, almeno ci stiamo avvicinando. Vedete? Lassù? Sembra anche più alto da qui. Non riesco a credere che fosse tutto qua giù. Ah, infatti quanto è grande qua. Allora, qui. Ok. Ora
No, la una forse l'abbiamo liberata? Assolutamente no. Perché mi dà il simbolo come se Atreus qua... Ah, ok, adesso forse. Andiamo. Sì. Poi ce n'è una qua. Speciale. Le norne, perché insistono con queste prove frustranti? Dovresti saperlo meglio di noi. Non ricordo l'ultima volta che ho fatto visita alle norne. Speciale. No. Ah, dobbiamo farlo in... a tempo, quindi E, R, N. Allora. R. Veloce, 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 veloce. Andiamo. No. Credo vada fatto un po' più velocemente. Eh beh, madonna, non sono stato proprio lento. Se Kratos magari è... Ehi, tu mamma Zane. Ma è indifferente forse l'ordine? Può essere mai? Che sia indifferente? Perché non corre subito di qua? Perché? Cazzo, ma... Non è vuol saper di andare? Ma forse ho capito, aspetta, No. Aggiornamento completato di Resident Evil Verse. Adesso è per forza fatto. Ma non me lo dà. Ma perché non me lo dà? Ma eppure mi sembra di averlo fatto a tempo. Cioè, se sto baule qua non contiene la vita, proprio da mettergli le mani. Ah, cazzo. Ma vedi che l'ho fatto, perché non va? Ah, ma aspetta, ho capito perché. Perché? Oh, perché dovevo fare la rambazza. Non me lo dava, mi sembrava strano che bisognasse. Energia, eh? Ricolto i delle due mele di Ion, necessario per aumentare la salute massima. Molto bene. Quindi si dovrebbe aumentare, no? Sì. È aumentata, non di molto, ma è aumentata. Ci risiamo. Ancora, babà. Sfera di luce in arrivo. E stardi. Bastardi di merda. Ehi. A sinistra. Speciale. Fanculo. Chiaro, a sinistra! Ancora! No! Vai! Certo che se non ci fossero queste pietre rimbalzanti qua... A sinistra! Male che mi ha annullato il... Ancora! Ma basta! Ho degli incubi qua, madonna! Vai, 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 vai! Molto bene! Energia!
sono altri incubi qua. I Frank, ma c'è ancora uno. L'ultimo. È più forte di tutti questo? Bastardo. Oh my god, starola! No! Vabbè, mi sta ammazzando questo, guarda, per assurdo. Donna. Ma va, fanculo. Schiena il Frank, di più. Cos'è quello? Forse lo posso colpire? Ah, quello che uccisi. Molto bene. Quelli andavano uccisi, quindi forse già un altro che avevo... Forse ne avevo già ucciso uno, però... Magari uccisi tutti nel gioco ci dà qualcosa. Sicuramente ci darà qualcosa, però... Non credo che riuscirò a prenderli tutti, quei corvi verdi. Non so cosa siano, tra l'altro. Un'altra porta di luce. Sullo scudo della statua c'è della pietra crepuscolare, ma l'angolazione non va bene. Pensi sia possibile impedire agli elfi di combattere tra loro? Se non avesse abbandonato il regno, forse... La colpa è davvero solo di Frey? Questa guerra ha avuto inizio molto prima di lui. Ma lui poteva guarire questo regno e porre fine alla guerra. Rebecchina. Vai di là dalla mamma, Rebecchina. Forse era fine. Devo giocare, vai di là. Sapevo io che dovevo tenere chiusa la porta. Abbiamo tutti il diritto di seguire la nostra strada. Vai dalla mamma, vai dalla mamma. Scusate ragazzi, c'è la nanerottola. Scusate, devo chiudere a chiave, se no con la partita non riesco mica a farlo. Stai lì, vai dalla mamma. Gna. Casinista, ma gna. Scusate. Ma di qua di nuovo si scende, ma c'è qualcos'altro da fare perché... Ah, qua. Forse poi va spinta da qua. Credo, boh, non lo so. Ma cosa c'è? Ok. Non riesco a capire. Fammi scendere giù. Cosa dobbiamo fare qua? Non riesco a capire. Di qua ero salito, ok. Di là si può anche salire, ok. Cosa cambia se l'ha risposto nella maniera probabilmente corretta? Ah, ma aspetta, forse bisogna colpire quella cosa lì? Ah, ok. La statua rimane bloccata sull'alto. Lo scudo si è mosso. E quindi? Che cosa mi serve questo? Allora, se io... Ah, perché io devo far arrivare la luce lì. Quindi... Probabilmente... Sì, così. Ok. Possiamo ora scendere. E poi tirare la... questa. Lì. No, proprio così. Tir. Qui l'ultima volta no. Abbiamo ucciso il re degli elfi scuri. Devo fare cadere quella lì anche. Chiedevo cosa fosse successo a Svartaliafer. Abbiamo dovuto. Ma quando è morto ci ha detto che stavamo dalla parte sbagliata. Ah. Ottimo lavoro. Speciale. Di qua. Siamo quasi. Ci siamo quasi per cosa? Madonna. Attenzione. Che cacca accade qui? Senti ancora qualcosa di ferito là fuori, Atreus? Sì, mi sembra. Forse è solo la tempesta. Indaghiamo. Abbiamo già scoperto una profezia segreta di una misteriosa veggente. Lì, la camera centrale ci porterà in cima. Dopo aver oltrepassato l'ennesima porta di luce. Ok.
Ah, quindi dobbiamo prima aprire questa cosa. Il diavolo la si apre questa. Il Nentan piacenta, da aprire questa. Ah, qua. Schialfa lì. Speciale. Non è la posizione giusta. E mo? Forse se acceleriamo le cose. Andava lui, si sapeva. Qui dovrebbe funzionare. Speciale. Allora deve diventare blu. Probabilmente così. Ben fatto. Al tuo servizio. Speciale, lo si è aperto. Speciale. Ah, la luce di Alfine. Che meraviglia. Alfine, sì. L'avevo detto giusto allora prima. Niente. Dico bene o dico giusto? Ah, cazzo, c'era il cosolino, l'ho preso. Porca puttana. Ma ora no. La sua anima è con la luce ora. Legata a essa da forze più antiche di Odino. È in pace ora, Atreus. Lo spero. Quando mio padre è entrato nella luce, ha sei detto... Sei entrato nella luce di Alfheim? Sì. Eppure sei qui, sano di mente e decisamente non ridotto in cenere. Devi dirmelo, Kratos. Cosa hai visto? Quel ricordo è solo mio. Ma per me sono passati solo istanti. A me non sono sembrati istanti. Ero in trappola. Atreus ha superato molti ostacoli per salvarmi. Posso solo immaginare. Beh, il trittico di Groa ci attende. Hai mai incontrato Groa? Chi l'è Groa? Ma era tormentata dalle visioni, perciò parlare con lei era complicato, per non dire peggio. Che succede? Giù le mani, Kratos. Non c'è più. Sì. Siamo sicuri? Ci siamo quasi. Ah, hanno cambiato un po' di cose. L'altra volta c'era della roba d'Arnia qua giù. C'erano così tanti elfi scuri, io... Finora pensavo che il re degli elfi scuri... Che gli elfi scuri fossero... Tyr. Ma aiutammo la parte sbagliata. Sicuro che sia la domanda giusta. Io... Qual è la domanda giusta? C'è una parte giusta. Esatto. Cosa ne pensi, Atreus? C'è una parte giusta in questa guerra? Io... non lo so. Allora forse non dovresti schierarti. Cosa dobbiamo fare? Cioè, da che parte dobbiamo scendere più che altro? Non capisco. Boh. Grazie, minimo d'aiuto? Niente. Ah, dobbiamo usarle lì? Direi non queste, ma queste. Non fa niente. Non so. Ah, lì. Speciale.
Allora arrivano ai 200 all'ora. Atreus tanto quanto, ma l'altro salta come un dino. Giochiamo a nascondaino, dino. Molto bene. E qua, no? Speciale. Buonasera. Dove siamo qui? Che famo? Ah, non serve un bel niente. Molto bene. Ok, altra porta. Si aprono robe maestose ai nostri occhi, ma di concreto non succede ancora nulla. Cosa c'è qui? Ah, un portale? Sono i nani qua. Sono dappertutto i nani? Credi nel destino, Sindri? Oh, certo che no. Pensi che mi laverei così tanto le mani se quello che faccio non fosse importante? Solo una persona può sindacare su come viviamo la nostra vita. Noi stessi. Levità, non scudi. Armature. Abbiamo spallacci dell'illuminazione. Facciamo un bel passo avanti, eh. Quindi premuto crea. Ritorniamo anche un po' a vedere il fisico di Kratos. Speciale. Armature perfette sia per lo studio che per la battaglia. È infusa con il potere, l'unico di chi ha l'indossata passata. Equipaggiata armatura braccia, questa non l'abbiamo fatta. Faccio l'illuminazione, dovrebbe essere più forte. La mia creazione migliore. Equipaggia, poi possiamo vambracci. Ah no, abbiamo questo. Armatura fianchi, queste non le abbiamo mai fatte. Sto potenziando. Perfetto. Quello che diciamo un po' più. Ok. Ok. Dovremmo essere più forti ora. Non vendo niente per adesso perché tanto non saprei. Kratos? Ehi, Sindri, l'ultima volta la tua fucina non era oltre l'altare? Wow, che occhio per i dettagli. Forse gli elfi chiari hanno pensato che stesse meglio da questo lato. Hanno proprio un gran senso estetico. Sul serio, sono sorpreso quanto te. Ma a forgia donata non si guarda in bocca. Che casino. Comunque, buona fortuna. Ai giganti è sempre piaciuto nascondere i segreti in bella vista. Guardate questo! Molto bene. Ah sì, qui Groa sta cercando il suo marito perduto. Era determinata a trovarlo, meditò per intere settimane. Sfortunatamente trovò qualcos'altro. Quindi Groa era un gigante? Una visione del Ragnarok. Odino seppe della visione di Groa. La cercò e le chiese un consulto privato. Pare che non gradì ciò che gli disse. Né tan pesante Odino. Il bosco di ferro è... Non so cosa sia. Il mitico santuario dei giganti. Curioso. Quindi è a Jotunheim. So che alcuni giganti lo credevano, ma il bosco di ferro non esiste. È un concetto, un paradiso metaforico. Non è reale. Groa avrebbe chiesto di riportare a Jotunheim le sue ceneri perché la sua anima trovasse pace nella luce. Dubito che Odino abbia rispettato il suo volere. Il campione. Penso che dovrei essere... Io. Presumi un po' troppo. Meglio non prendere queste astrazioni alla lettera. Le profezie sono ingannevoli per natura. Anche se alcune sono più chiare di altre. Il Ragnarok. Sì. La fine di tutto. Quindi è così. Non possiamo fare nulla per impedirlo. Deve esserci un modo. Se no, perché nasconderlo? Tyr, questo è ciò che abbiamo visto. Sei tu. Combatti nel Ragnarok. No. Io non... Non posso. E questo che cosa? Questa sì che è una novità. Che diavolo è? Asgard viene distrutto. Il
Diceva il mago Gabriel, queste visioni sono veramente proprio sublimi. Ma gli altri regni prosperano. E Odino muore. Ha mentito. Gro ha mentito. Certo che ha mentito. Odino ha creduto a una falsa profezia. E allora possiamo vincere il Ragnarok. Possiamo battere Odino. Noi non siamo presenti lì da nessuna parte. Ma c'era Tyr a guidare l'attacco contro Asgard. E poi c'era l'esercito di El. E gli elfi. Il campione. Va bene. Chiunque sia, non importa. Ma per la prima volta sappiamo qualcosa che Odino non sa. Noi possiamo vincere. Tyr? Grande, eh? Non sarà una profezia a influenzare le mie scelte. Ma noi ti abbiamo visto. No, Atreus. È sbagliato. Vieni. Noi dobbiamo parlare. Ma noi chi, no? Scherzo. Steady. Kratos, ma cosa succede? Fermare il Ragnarok. Scendi nel pozzo di luce. Se Asgard viene distrutto, Odino non sarà l'unico a morire. Deve esserci un altro modo. Questo proprio non vuole combattere, Frank Tyr. Ancora. Basta. Padre, dietro di me. Questa. Un po' chiaro, ma l'avevamo già letto nell'altro gameplay, non starei a rileggerlo. Speciale, bravo Atreus. Molto bene. E ancora? No. Erano solo due. Però abbiamo la super mossa adesso da attivare, La super incassatura di Kratos. Dove è andato Tyr? Ma... affa. Bravissimo Kratos, speciale. Molto bene. Questi codex qua non li leggo perché li avevamo già letti, nell'altro gameplay, quindi è inutile rileggerli. Posso bene fare i gameplay dettagliati, ma non così tanto, Fate MacFur, va. Ma... Fanco. Sta cazzo di gravina. Speciale. Di qua. Uccidi gli elfi chiari. Elfi chiari uccisi 30 di 45. Ah, un obiettivo. Ci darà qualcosa allora, Speciale. Ancora. Ah no, sono io. Oh, cazzo. Siete scemi? Occhio a destra. Oh merda. Bella. Speciale. Merda. Vaffanculo. Non le va più, lascia.
speciale. Qua giù. Giù dove? Ha saltato da solo. Noi dobbiamo scendere di qui. Oh, ho schizzato il cerchio. A sinistra. Ah, gli abietti? Speciale, è caduto giù. Cerchio, molto bene. Ah, veramente stanno facendo la conta di delle uccisioni degli elfi, vabbè. Stiamo riscendendo, quindi io penso che ce ne stiamo andando, non lo so. Evitiamo questi nemici, molto bene. Speciale. Dobbiamo proseguire. Li sto evitando tutti, eh. Meglio evitarli che stare a combattere e perdere del tempo. E mo? Da qua? Di qua? Che succede? Oh madonna, Alva! Chi è Alva? Premi due volte L1 rapidamente per il camper speciale. Alva le... Ah, le nenta piacenta, Alva, eh. E la madonna. Usa lo scudo, fratello. Bastarda. Ragazzotto. No, quelli rossi non si possono evitare. Madonna. La madonna. Ben ben forte quest'altro che. No. Di un mamma teina. Ma non la puoi uccidere questa. Energia! No! Mi desse un minimo di chance. Ehi! Ma cosa fa l'altro lì? Perché? Tutto bene? No! No! Un'energia per favore! Abbiamo energia! No! Magari qua dentro! In arrivo, da dietro! Ho dovuto, io sapevo che mi uccideva, bastarda! È forte questa, porca puttana! Ho parato poche volte. Arriva Franca, Va bene, è stato un po' più. Bisogna cercare di dargli più colpi. Ok. Devo dargli un colpo con lo scudo e un colpo con sto cazzo. Anculo sta cazzo di Gredena. Vabbè, se teniamo la distanza però. Ok, vai, ora. Molto bene. In realtà non è poi così difficile. Bisogna cercare di colpirla in più in testa possibile. Sperare che lei poi colpisca. Ok.
Bene. Prendo le teste, sta funzionando. No. Aspetta. Dietro. No. No, Cristo Dio. Astarda. E cazzo, ma è tempo. Ma Dio fa. Più della metà dell'energia, bastarda maledetta. Porca puttana. Non è tan piacenta, eh. Allora, si inizia relativamente bene con questa serie di colpi speciali. No! Allora, questa serie di colpi speciali, ho detto. Vedete, quelle rosse non si possono colpire. Padre, dietro di te! Ma bisogna cercare di colpirla, no! Sto colpendo mille volte! Lei è montato? No, adesso sto giro da mazzo. Astarda. Certo che già questa ci impegna qua, chissà quando arriveremo di nuovo a Thor e Odino. Donna. Andate due volte. Ok. No. Oh, abbiamo una mossa. Vai. È il momento di saccagnarla. Speciale. Fanculo, stronzuna. Madonna. A sinistra. Sta impazzendo, eh? Sta diventando impazziente. Vabbè dai, ucciso due volte. Dai, ora ci siamo quasi. Dovrebbe darmi la mossa tra poco. La merda. Oh. Io l'ammazzo sta guaccia. Andiamo. Ultimo colpo. Speciale. Vai. Ma che cazzo? Cosa devo fare? Ma non l'ha mai fatta sta cosa! Ah, dovevo usare lo scudo forse. No. Ah, vaffanculo. Bastardo di merda. Chi è? Alva. Meno male che non ci sono troppe alve, perché sennò. Molti inverni fa abbiamo sconfitto il re degli elfi scuri. Svartaliukufur. Beh, facile da pronunciare. Pare che in sua assenza sia stato scelto un altro guardiano del Tempio della Luce. Non avevo mai affrontato qualcuno con la sua destrezza di spada e la sua padronanza della forma. È stata lei ad aggredirci, ma anche questa volta Atreus teme di aver aiutato la fazione sbagliata, riferendosi alla lotta tra elfi chiari ed elfi scuri. In un conflitto come questo conta solo la nostra fazione. Molto bene. Andiamo un po' di roba. Stai bene? Scudo di Rond. Usale. Rond spedizione. Equipaggiamo uno scudo Rond che accelera il recupero quando viene usato per tenere a larga la sciagura imminente. Molto bene. Tyr. O the Faith. È finita. Non è ancora finita.
Vita che? Sta di. Io. Stai a dicere. Andrà tutto bene, Tyr. Hai visto cosa accadrà? Ho detto che non mi sarei unito alla guerra, eppure sto trascinando un elfo innocente. Innocente? E mi sto preparando a distruggere Asgard. Che scelta abbiamo? C'è sempre una scelta. Io non vi guiderò in battaglia. No. Non sono più quel dio. Non voglio combattere. Ma con voi tre non ho scampo. Il vostro cammino porta innumerevoli morti. A impensabili dolori. Ma voi tre mi conta anche la testa, eh? Conta anche la testa di Mimir. Diciamo due e mezzo, due tre quarti. Oh, no. No! Che succede? Atreus! Dannazione! Ma... Vado, siamo mai! Resisti! Di qua! Cazzo è! Io, ma che cazzo vai? Scherzo. Più che attira Atreus. Spettacolo sta scena. Ah, questa scena anche c'era nel trailer. Sembrava che Kratos stesse in ginocchio e invece usciva da qui. Figo. È stato un bel episodio 10, ragazzi. Una bella parte 10. Adesso salviamo. Ah, c'è la mano Tyr, bastardo. Sei ferito? No, signore. Ciao ragazzi, sono Marco Berri. Ehi, Tyr. Grazie. E mi dispiace per prima, io... No. A me dispiace. Non sarei dovuto venire. Ora andiamo. Ok ragazzi, salviamo qua. Questo era il gameplay numero 10. Mi dà sempre nuovi dati di gioco, quindi si può salvare mille volte in God of War Ragnarok. Questo era l'episodio 10 di God of War Ragnarok, la parte 10. Rimanete sintonizzati sul canale da Di Maggio, iscrivetevi, io torno presto. Ciao a tutti, via fa.